One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Ciao a tutti, oggi John Turturro compie 65 anni e per rendergli omaggio siamo andati a scavare nella sua filmografia, che devo dire vastissima. Quindi abbiamo scandagliato in lungo e largo tutta la sua produzione e ci siamo trovati davanti all'imbarazzo della scelta. Quindi abbiamo deciso di concentrarci su una pellicola abbastanza recente, Gloria Bell. Per noi italiani questo film è un caso molto raro in cui una canzone che risuona nella colonna sonora e ispira il nome della protagonista è come se fosse il suo riassunto. Il brano ovviamente è Gloria di Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi. Protagonista di questa storia è Julianne Moore, che interpreta una donna di 50 anni con un matrimonio alle spalle e due figli ormai grandi e indipendenti. Gloria, Julianne Moore, ama la vita e tutte le sue imperfezioni e, nonostante alcune comprensibili remore, è decisa a buttarsi a capofitto tra le acque perigliose che l'esistenza ci para davanti, incurante dei pericoli. La protagonista, donna molto dinamica e piena di vita, sfida il tempo e le convenzioni, rifiuta l'idea che vorrebbe una donna di quell'età condurre un'esistenza senza emozioni. Frequenta la pista da ballo, si stordisce di cocktail, non disdegna avventure sentimentali senza complicazioni come era solita fare prima di sposarsi. Fino a quando non incontra Arnold, che vive la sua stessa condizione di divorziato con due figlie. Vieni spesso qui? Sì, no, non molto, insomma, qualche volta. Come ti chiami? Gloria. Pronto? Mi stai chiedendo di uscire. Dopo uno slancio iniziale molto romantico, la relazione fatica ad andare avanti per alcune ritrosie dell'uomo, ma la voglia di riscatto di Gloria Bell è più forte di tutto e regala un finale sorprendente. Quello che ho provato quando siamo stati insieme non credevo mi sarebbe più successo. Buon compleanno, tesoro. Il mio ex marito. Eravamo così sì, innamorati. È vero, molto. Non era facile come situazione. Davvero? Ho cercato il tuo sguardo, ma ero invisibile. Chi è quest'uomo? Questa storia è un'originale commedia sentimentale che ribalta gli stereotipi del genere, quello nel quale i protagonisti soffrono le conseguenze delle scelte altrui. Il film, invece, offre una prospettiva diversa. Quella di una donna che reagisce e combatte caparbiamente per la sua libertà e la sua indipendenza, quasi fosse un cammino per la ricerca della felicità. Un percorso che evidenzia la forza di chi combatte, cade e poi si rialza. Sembrerebbe quasi una parabola sportiva, e invece è la storia di una donna che più di tutto ama ballare e quindi tornare in pista e rimettersi in gioco. Gloria è una coproduzione cilena e spagnola che ha ottenuto un buon successo nel 2013. Julianne Moore ha visto la pellicola e l'ha amata così tanto da chiedere all'autore Sebastián Lelio di dirigerla anche nel suo rifacimento americano. Non si è sbagliata, in quanto ha ottenuto attestati di stima pressoché unanimi. Gloria Bell è disponibile su Apple TV, Prime Video, Team Vision, Google Play Movie. Fazzoletti 4 su 5. Per chi ama le storie al femminile, dove la protagonista è un mix fra Eleanor Rigby dei Beatles e Dancing Queen degli ABBA. Ciao e a domani!